Seu Cerrea. Monte Alfredo. Medecchi Francesco. Rizzo Giovanni Vito. Guerrieri Massimiliano. Rizzo Giuseppe. Liberato di prelevare 8.381 euro dal fondo di riserva
riserva destinata a un dettatore, ma agli interventi di spesa come da prospetto allegato che fa parte integrante del presente atto. Se ci sono interventi, bene. Non ci sono interventi, per cui per alzare di mano chi è favorevole. Grazie, signor Presidente.
quanto tempo è prevista la sua realizzazione, con che costi e con quali risorse? In quale canile privato si intende trasferire 40 cani appartenenti al nostro comune? Che tipo di condizioni di tutela, di benessere e di controllo verranno garantite ai nostri 40 cani che verranno trasferiti in questo canile? Su questo noi vorremmo avere delle lucidazioni e poi possibilmente, se riusciamo a confrontarci anche su altri punti, perché ho avuto modo di approfondire la questione e mi pare che ci siano anche diversi altri punti da approfondire. Grazie. Prego, consigliere Benghi, se vuole rispondere. Chiedo, signor Presidente, di parlare seduto. Grazie. Buonasera a tutti. Come tutti voi sapete, il 17/12/2013 non siamo più consorziati con il canile sito in località Chianca del comune di Sacile Trentino. La decisione di questa amministrazione di non rinnovare la scaduta convenzione scaturisce principalmente dalle condizioni in cui sono costretti a vivere i cani, che posso assicurarvi non sono del tutto adeguate. Il canile ha una capienza massima di 100 cani per entrambi i comuni, di fatto vi è un sovrannumero di circa 50 unità, dovuto al continuo abbandono di cucciolate vicino al cancello d'ingresso del canile, cucciolate che vengono suddivise in parti uguali tra il comune di Guagnano e quello di Sacile Trentino. Faccio una piccola premessa: abbiamo permesso l'adozione sia in Italia che all'estero, in vari anni, di diversi cani. Personalmente ho curato l'iter di due vaggi in Germania di circa una quarantina di cani. Questi, sistematicamente a distanza di qualche mese, sono stati prontamente rimpiazzati con altrettanto, forse con un numero superiore di animali, e questo poi le conclusioni. Per tali ragioni abbiamo avuto un continuo ostruzionismo da parte del comune di Salice, nonché della società Euro 2000, affidataria del canile. Tengo a precisare che i nostri concittadini si sono recati nelle strutture all'estero al fine di verificare l'effettivo stato in cui si trovano i cani e i percorsi adottivi. Da quanto riferito si trova in ottimo stato quasi paradisiaco. Pertanto siamo andati alla ricerca di un idoneo canile in cui potessero stare in modo più adeguato i nostri cani, da prima a Lecce, dove abbiamo potuto vedere per la prima volta un canile a stabulazione libera. Ecco dove nasce l'idea di questo tipo di canile, dove ogni 100 metri quadri potranno muoversi liberamente 5 cani. Un canile stupendo, immerso nel verde degli olivi, con condizioni davvero igienicamente perfette. Purtroppo non vi era posto per i nostri cani. Abbiamo ancora visitato altri canili ed infine abbiamo visitato il canile amico mio di Carmiano, dove tra l'altro verranno portati quanto prima i nostri cani. In questo canile gli animali staranno indubbiamente meglio ed è questo il punto saliente che ha indotto l'amministrazione a prendere la decisione di lasciare il canile di Sacile. Per quanto riguarda i costi, sicuramente si spenderà molto meno di quanto si è speso fino ad oggi e soprattutto rispetto alla prossima convenzione. Voglio infine precisare che dei 47 cani di proprietà del comune, soltanto 14 sono risultati sani alla visita del veterinario e pertanto adottabili, mentre i rimanenti sono tutti affetti da leishmaniosi. Comunque, caro consigliere, come già anticipatamente abbiamo parlato, sarà breve convocata una commissione per approfondire e discutere eventuali tematiche sulle proprietà in questione. Tale commissione purtroppo non è stata possibile convocarla prima, poiché sono state inoltrate a queste amministrazioni richieste e solleciti da parte del comune di Salice, in quale intimava il sindaco di Guagnano di trasferire quanto prima i cani in altra struttura. Quanto sopra per doverosa conoscenza a tutti i colleghi consiglieri che hanno presentato la mozione. Grazie consigliere. Prego consigliere. Grazie signor Presidente. Come dicevo, non è arrivata la risposta per quanto riguarda la realizzazione del canile, nel senso non è arrivata la risposta. Intanto non è arrivata la risposta per quanto riguarda i tempi, i costi di realizzazione di un futuro canile. Però per quanto riguarda poi nel dettaglio la questione, penso che sarebbe stato più opportuno approfondirla prima.
confronti del comune di Salice. Non siamo stati capaci di mediare opportunamente per capire come risolvere quel problema, perché quel problema andava risolto in altro modo. Per cui non abbiamo messo in piedi la capacità che serve nei momenti in cui bisogna confrontarsi con le istituzioni, e in cui la diplomazia può fare la differenza, seppure ci possono essere i problemi. Per quanto riguarda la difficoltà interna al canile, il consigliere Merini può testimoniare che sono stato probabilmente io a sollecitarlo di una situazione ormai al limite delle gare, non è illegale, anzi non al limite legale, è fuori la legalità ormai, perché c'è un sovraffollamento, diciamo, intollerabile all'interno di quel canile. Per cui ho chiesto immediatamente di intervenire per risolvere questo problema. Conoscete che c'è stata la disponibilità ad intervenire, ma l'intervento non è stato opportuno. Perché non è stato opportuno l'intervento? L'intervento non è stato opportuno perché passare da un canile sanitario, uscire da un canile sanitario, quando la legge prescrive che bisogna avere un canile sanitario, per spostare i cani in un canile rifugio ci può stare. Perché i cani quando entrano in un canile sanitario, la legge dice che devono stare 60 giorni dentro un canile sanitario, quindi che si devono spostare. In realtà entrano nei canili sanitari e diventano dei laghi, rimangono imprigionati là dentro i cani, nessuno si preoccupa di spostarli. Allora, da parte mia ci potrebbe essere, o da parte nostra e con tutti i soggetti che sono interessati a discutere su questo tema, probabilmente se riusciamo a fare un tavolo di discussione tecnico-politico in cui si invitano anche i soggetti, le associazioni interessate su questo tema per trovare una soluzione diversa e possibilmente rientrare dentro il canile di Salice, prima che in qualche modo venga espletata la gara, riuscire a contattare il sindaco e chiedere di poter in qualche modo riutilizzare quella struttura e ripristinare le condizioni interne di quel canile, perché la soluzione del trasferimento può essere opportuna se stabilita in termini temporanei, in termini contingentati alla finalità di ristrutturare quel canile che noi già abbiamo, non in una paventata costruzione di un canile che non sappiamo mai se avverrà, perché non mai avverrà un canile di realizzazione di questo tipo. Per cui la soluzione al randagismo noi la risolveremo, perché voi mi dovete dire come faremo a risolvere questo problema quando arriveranno sul territorio in estate il periodo di maggiore abbandono, 5-10 cani sul territorio, dove andremo a portarli? Saremo costretti a portarli in un canile privato di tipo sanitario, se noi non ce l'abbiamo li daremo in mano a speculatori, a persone che sono interessate al denaro, non a salvaguardare i cani. E questo che mi preoccupa, purtroppo questo tipo di soluzioni purtroppo non ci porta da nessuna parte. A me sembra che queste soluzioni in realtà mancano proprio della diplomazia necessaria per risolvere le questioni che in realtà sono politiche in questioni che diventano personali. Allora, innanzitutto è chiaro che caro Massimiliano, caro consigliere Guerrieri, che da prima con te e anche con le associazioni ci siamo confrontati e ci siamo trovati d'accordo fino a un certo punto, fino al punto che poi la questione ci è stata girata mediaticamente, e quindi era interessante andare a scavare un solco dal punto di vista politico. Per cui mi fa specie che tu abbia cambiato idea su tante cose. Inoltre vorrei aggiungere che come anche tu e anche gli altri testimoni, il dialogo con il comune di Salice non è stato facile su questo argomento. Ebbene ne eri d'accordo prima, ebbene erano d'accordo prima anche le associazioni che intorno al problema girano. Per cui chiarivo questo, e poi chiariamo anche altre cose. Chiariamo che innanzitutto noi abbiamo l'obbligo di avere a disposizione un canile sanitario, non abbiamo l'obbligo di avere un canile rifugio. Poi andiamo ad analizzare, ma questi discorsi li faremo in commissione, alla presenza anche delle associazioni, li faremo in commissione, alla presenza della varie associazioni, analizzeremo i dati, perché in estate qui i cani che vengono portati dal territorio nel canile non ce ne sono. L'elenco dei 174 cani che sono girati nel comune di Bagnano, io ve lo porto qui, ve lo faccio leggere, ce l'abbiamo qui alla portata di mano, praticamente dice questo, è pronto. Trovato davanti al cancello, 1 su 10 trovi scritto portato dal dottore Galati, 1 su 20 trovi scritto.
e poi una sequela di trovati davanti al cancello, trovati davanti al cancello, trovati davanti al cancello. Ora, noi interessi che abbiamo sono tre: prevenire il randagismo, garantire una vita all'animale, al cane, compatibile, igienicamente avere sotto controllo il fenomeno, e terzo, avere dei risparmi per le casse comunali, magari quei denari che si spendono, cercare di spenderli in altre situazioni, specialmente in un periodo di crisi come questo. Non trovo giusto che in un periodo di crisi come questo si possa non pensare dove andare a reperire fondi magari da mettere a disposizione per gli affitti, visto che la regione, per le scuole, per i servizi sociali, visto i pesanti tagli che continuamente riceviamo dalla regione e dallo Stato. Ora, una piccola premessa voglio fare, e non voglio con questo sembrare il mio un disimpegno da ragionare, perché voi ci vediamo e ragioniamo. Io ti faccio solamente questo esempio. Mi devi spiegare perché il comune di Campi spende 130.000 euro di randagismo e il comune di Medie spende 12.000 euro all'anno di randagismo. La differenza dove sta? La differenza dove sta? Purtroppo, non sarei d'accordo, lo so, non sarei d'accordo, Taradori, però bisogna purtroppo ammetterlo. La presenza dei canini in un paese diventa un grandissimo recettore di cani, perché sicuramente il mancato senso civico delle persone, sicuramente se chi gestisce il canile, perché poi non stiamo parlando della struttura pubblica e della struttura privata, stiamo parlando di una struttura pubblica che viene gestita dai privati, non è che è una struttura pubblica, è una struttura pubblica gestita dai privati, e dietro alle associazioni no profit o quant'altro si può nascondere la persona per bene, si può nascondere la persona che non è per bene, così viene un privato, si può nascondere la persona che non è per bene. E poi, per non sottacere, un altro problema che è quello magari più gravoso, cioè i signori che vanno ad occuparsi dei cani negativi, e certamente dovrebbero preoccuparsi a che i nostri cani vengano poi adottati, altrimenti diventa un bacino sempre più grande, che alla fine va diciamo così ad essere talmente grande che poi arriviamo qua a Manduria, la televisione, non sa quanto spendono di randagismo a Manduria. Invece no, invece che succede? Che i cani restano lì, purtroppo quando entra un cane lasciato vicino al cancello o cucciolo, non verrà mai lasciato da nessuno, perché nessuno si preoccuperà di farlo adottare. Nel frattempo, entrando lì dentro, praticamente il cane vivrà male, e soprattutto il cane diventerà, si ammalerà, diventa sbaglioso. Cioè perché praticamente, soprattutto nel canile di Salice, il canile di Salice è posto dal punto di vista topografico vicino a una voragine, quindi vicino a una zona umida. Quindi il batterio, l'insetto, il pappadacio, così come si chiama in termini italiani, il pappadacio, in un ambiente umido come quello di una zona vicino a una voragine, ancora di più si nasconde nelle erbe. Che succede? Succede praticamente questo, che l'insetto pizzica, diciamo, l'animale sano, dopodiché pizzica l'animale malato e trasmette la desmaniosi. La desmaniosi, purtroppo, si parla di siero retroattività, di siero conversione, ma in effetti la possibilità di una siero conversione, diciamo, è da 1 a 100, così mi dicono gli esperti. Poi si potrebbe fare da parte dei gestori una pratica affinché, ma è tutto abbastanza complicato, soprattutto non viene fatto, per cui i cani alla fine si ammalano di desmaniosi. Alla fine i cani, poi ci vogliono soldi, i geratori, e di fatto alla fine i cani restano lì dentro, che vivono male, compresi, in situazioni precarie, si ammalano di desmaniosi, non si adotterà nessuno e il comune continua a pagare. E sta storia doveva finire. Se poi tutte queste situazioni sono state rappresentate al sindaco di Salice, e come tu sai, come loro sanno, il sindaco di Salice
non si fa parlare, non è colpa del sottoscritto se non si fa parlare, a un certo punto la revisione bisognava far prenderla. È scaduta il 30 novembre la convenzione, dopo aver speso circa, in 10 anni, circa un milione di euro comune ha speso in circa 10 anni. Se andiamo a contare tutto, e allora a questo punto cerchiamo di analizzare, di vedere altre vie, di vedere altre strade, di pensare, non lo so, per esempio, mi viene un'idea in cui noi individuiamo un suolo e cerchiamo un privato attraverso possiamo analizzare in commissione una cosa del genere, in cui si dà al privato attraverso un progetto financing la possibilità di costruire il canile e di gestirlo, e noi di stipulare la convenzione soltanto dal punto di vista della parte sanitaria e viceversa una convenzione a pagamento di gare e non a venire da cani più aumentano e più pagano, cioè no, sta storia speciale di cani più aumentano e più pagano, perché se i cani più aumentano e più pagano la storia non avrà mai fine. E per adesso abbiamo speso 1 milione di euro mettendo sul bilancio comunale ogni volta 60-70 mila euro, poi acqua, luce a parte, pulizia delle cose a parte, ma nessuna straordinaria a parte, basta, sta storia doveva finire. Io non voglio diciamo così ritirarmi al comune di Vecchia, per carità, non voglio ritirarmi al comune di Vecchia, ma non voglio anche ritirarmi al comune di Manduria. Per cui noi dobbiamo cercare insieme a te, insieme a loro, come sempre abbiamo fatto, tranne voi a divaricarci nelle intenzioni. Vogliamo trovare una soluzione che possa da una parte garantire il lantaggismo delle strade, la salute del TAE e garantire anche che le casse dei comunali non abbiano a soffrire. Prego. Buonasera a tutti. Io al di là dell'aspetto dell'essere animale il cane, vorrei trattare l'aspetto tecnico, perché il comune di Bagnano con il comune di Sardegna hanno organizzato il canile consortile mettendoci dei soldi dal bilancio. Allora, io insomma, ho appreso adesso dal consigliere Meleghi che a dicembre siamo usciti fuori dal comune. No, è scaduta la convenzione. No. Non è stata rinnovata. Ok. Vorrei sapere con quale metodo siamo usciti fuori e i soldi allora messi dal comune di Bagnano, che facciamo adesso dopo aver realizzato quell'opera? Li regaliamo a Salice e glielo lasciamo tutto a Salice? E poi ho appreso le condizioni igieniche sanitarie del canile che sono pessime, no? Hai detto di solito. Bene, quando ci sono, quando ci sono queste tipiche situazioni di malversazione, caro sindaco, ci sono gli strumenti per intervenire, ci sono gli organi di vigilanza, ci sono gli organi di controllo. Se non si arriva con quegli organi si può fare benissimo mettere la segnalazione alla Procura della Repubblica. E se non ci sono i requisiti, il canile va chiuso, punto. Grazie. Allora, diciamo che i soldi che sono stati spesi sono stati ammortizzati in questi anni e noi sicuramente pensiamo che in futuro riusciremo a risparmiare ingenti somme per il bilancio comunale. Per quanto riguarda poi il solo numero, noi siamo riusciti sempre ad avere un numero che si avvicina ai 50, siamo stati sempre al di sotto dei 50. Se il comune di Sardi è arrivato ad averne 100, è così, 100 o oltre 100, è così, oltre 100 potevamo stare pure noi, perché poi i cani li dividevano al 50% trovati vicino al cancello, quindi se noi non ci fossimo dati da fare per far diminuire il numero dei cani, noi adesso avremmo il medesimo numero di cani del comune di Sardi, perché la convenzione c'era scritto che i cani trovati vicino al cancello si dividevano al 50%, e vi posso assicurare, qua sta vedendo, cani sono stati tutti trovati vicino al cancello, va bene? Oh, per cui noi dovremmo avere adesso anche noi 100 cani, dovremmo avere. E detto ciò, noi siamo rimasti sempre sotto i 50, e il comune di Sardi che è arrivato ad averne 100, per cui se adesso non fossimo usciti fuori noi, non avessimo rinnovato la convenzione, ora sarebbe stato il comune di Sardi, sarebbe stato costretto il comune di Sardi ad andare a trovare un canile privato per 50 cani, e il problema non si sarebbe spostato di una virgola, perché sempre di cani stiamo parlando, o che si chiamino guagnanesi o che si chiamino cani di Sardegna, capo non sono né di Guagnano né di Sardegna, ma sapete dove sta via. Sono d'accordo, io voglio sapere ammortizzare che significa, che noi quella struttura l'abbiamo realizzata e non abbiamo nulla che aggiungere. Questo verrà
verrà analizzato dai tecnici, verrà analizzato dai tecnici, ma sicuramente posso rispondere io dal punto di vista, così non sono un tecnico, non sono un legale, posso rispondere dicendo che quello che è stato spesso è stato già ormai ammortizzato e noi non ci conviene andare a fare, diciamo così, una questione sui soldi spesi per realizzare il canile, pensando che sicuramente avremo nei prossimi 5-10 anni dei notevoli risparmi che supereranno di gran lunga i soldi che sono stati ammortizzati all'inizio. Allora diciamo che ricaveremo l'opera, se sarà necessario, sì. Grazie.
piani del territorio disagio, spero almeno che sia passato. I piani del territorio disagio, i piani del territorio disagio, i piani del territorio disagio sono sul territorio disagio, i piani del territorio disagio sono sul territorio disagio, così come i piani di Bagnano sono sul territorio di Bagnano. I piani che sono nel canile non sono né del territorio disagio né del territorio di Bagnano, sono da vicino al canile. Thank you.
là del centro storico e in buona parte del paese. Se la viabilità del centro storico, così come è stata modificata, è da considerarsi definitiva, quando i lavori di pavimentazione saranno consumati, per quale motivo durano così tanti mesi? Se l'amministrazione ha messo in conto di riconoscere almeno le attività produttive interessate dalla chiusura di via Garibaldi e via Limitrofe un ristoro con la riduzione della TARES o altre imposte comunali per il drastico ridimensionamento dei fatturati conseguiti alla difficoltà di raggiungere il loro punti vendita. Grazie consigliere Verini. Allora, la relazione sull'argomento il consigliere delegato Alfredo Monti. Buonasera. Premesso che l'amministrazione comunale non ha nessuna intenzione e nessun interesse a instaurare una sorta di muro separatore dai quartieri cittadini, così come è stato espresso dai consiglieri Giovanni Dorizzo, Massimiliano Guerrieri e Giuseppe Rizzo nell'interrogazione del 22 gennaio 2014. Ma al contrario, si sta prodigando per dare il massimo supporto alle attività commerciali e ai cittadini coinvolti. Vorrei precisare, soprattutto in riferimento ai punti 1 e 2 dell'interpellanza, che questa amministrazione, oltre a preservare il centro storico, vuole ripristinare il traffico veicolare così come era prima dell'inizio dei lavori. Naturalmente qualche modifica alla viabilità verrà apportata, ma senza comunque creare disagi alla cittadinanza. Si provvederà ad esempio ad eliminare il passaggio di mezzi pesanti sulla via Garibaldi e ad allontanare dal centro storico il passaggio indicazionale verso altri paesi limitrofi. Si potrebbe realizzare inoltre un aperto urbano, un restringimento della carreggiata in prossimità della piazza allo scopo di impedire aree di parcheggio inopportune che altro non fanno se non limitare e rendere difficoltosa la viabilità. Per ciò che concerne il punto 3 invece è necessario smentire il discorso riguardante l'eccessiva durata dei lavori, in quanto questi ultimi sono perfettamente in linea con le tempistiche previste nonostante le piogge che ci sono state. Passando poi al punto 4, bisogna tenere presente che l'amministrazione comunale ha fortemente voluto che, in accordo con i tempi di messa in atto dei lavori, fosse permesso, nei limiti del possibile, un passaggio sufficiente per i veicoli circolanti. Per quanto già scritto e per gli altri aspetti, in rapporto a TARES e quant'altro, si potrebbe istituire una commissione consigliare allargata per discutere i suggerimenti avanzati dai consiglieri Rizzo e Guerrieri, sempre allo scopo di garantire e tutelare il bene dei nostri cittadini. Grazie. Grazie consigliere Monte. Se ci sono interventi. Da parte vostra a ridiscutere anche sull'impostazione della viabilità.
considerato e vada valorizzato, no? Va fatto nella maniera opportuna, va fatto soprattutto tenendo conto anche dei disagi della mobilità urbana, perché abbiamo verificato che c'è la parte sud di Guagnano che qualora volesse muoversi in direzione della parte nord, diciamo, del territorio, indirizzato verso la provincia di Brindisi, trova notevoli disagi a percorrere, diciamo, questo tratto, e quindi ha creato diversi disagi. In realtà il cambio di, delle indicazioni, questo, diciamo, questa idea di valorizzare il centro, di chiudere alcune parti del centro storico, non ha fatto altro che aumentare il percorso di via Albilà in qualche modo, perché prima noi ci ritrovavamo con via Roma, un tratto molto più lungo, molto più storico probabilmente per via di una strada più stretta, e abbiamo aperto un tratto più corto, via Garibaldi, che è, diciamo, un tratto di connessione tra la parte sud e la parte nord, anche con la frazione di Villa d'Estate. Per cui, tenendo conto che i disagi di fatto esistono, non si possono negare, forse lo sentite anche dalle voci di paese, molte persone ormai trovano difficoltà a muoversi all'interno del paese, a volte alcuni ci dicono che è stata realizzata una girandola, no, si entra in via Garibaldi e si torna girando sempre via Roma, via Garibaldi, via Roma, Garibaldi, e non se ne esce mai. Questo è un disagio, in qualche modo non ha portato, diciamo, a una politica di valorizzazione del centro storico, e che va risolta, e che va risolto anche il problema di come valorizzare il centro storico. Perché la valorizzazione del centro storico probabilmente va fatta in altro modo, vanno pensate delle politiche ad hoc per pensare come possa una piazza diventare, ridiventare luogo di aggregazione, luogo in cui la popolazione possa incontrarsi, possa discutere, come poteva essere in passato. Oggi non lo è più, e queste scelte che sono state fatte di fatto non ci portano a un'idea di valorizzazione, perché questa scelta non è stata accompagnata da nessuna politica che in realtà mostra degli strumenti di incentivazione per favorire gli insediamenti urbani. Questo non è avvenuto. Siccome penso che questo vada fatto all'interno di un percorso di transizione un po' più lungo e anche ponderato, tenendo in conto della necessità di riqualificare il centro storico e di garantire una mobilità urbana che non crei disagi, è importante rivedere. Io vorrei capire se c'è da parte vostra la disponibilità di vedere anche un comitato adattato tecnico-politico, tecnico-politico, anche l'impostazione dei segnali stradali, coinvolgendo tutti i soggetti interessati, tenendo in conto anche del rilancio della vita sociale, culturale ed economica del centro storico. Niente, praticamente allora, forse il consigliere Guerriero era poco attento durante il mio intervento. Come ho già detto, l'attuale situazione è una situazione temporanea, provvisoria, perché ancora, diciamo, i lavori sono terminati da poco, quindi, diciamo, bisogna aspettare bene che si assesti il tutto, e dopodiché io ho detto inizialmente che vorremmo l'amministrazione ha intenzione di ripristinare come era prima, ovviamente con delle modifiche che ci andremo ad apportare insieme anche agli interessati, quindi trovare la soluzione giusta. Ovviamente tutto questo non è perché noi vogliamo stravolgere Guagnano, assolutamente no. Guagnano vogliamo che sia vivibile, e soprattutto il centro storico, cioè stiamo spendendo tanti soldi, no, della comunità europea, ma vogliamo che questi soldi non siano come al solito soldi buttati, ma vengano anche tutelati, no, in un certo modo. Quindi cercheremo di lavorare bene sulla viabilità, riportandola in parte com'era, ma con delle attenzioni, per portare, diciamo, veicoli pesanti, le persone che devono andare a Cellino, e quelle che passano dalla via Garibaldi, facciamo un'indicazione un po' più larga, facciamo, e quindi poi discutere insieme alle persone coinvolte, alle attività commerciali, e trovare una soluzione, una simbiosi ancora insieme, e quindi trovare le soluzioni giuste. E questo è lo scopo dell'amministrazione. E oltre questo, anche l'altro punto toccato da Guerriero, cioè quello che possono essere idee da partorire affinché possa rivitalizzarsi il centro storico.
Pila e poi dopo ha dovuto fare la retromarcia e quindi allargare un pochino i concetti iniziali. Così ha fatto Salice, così hanno fatto altri comuni. Poi abbiamo anche l'esperienza dei paesi limitrofi, e poi lì tutto poi si tramuta purtroppo in danni sul basolato, in danni sul basolato. Quindi le due cose vanno soppesate molto bene, le due cose, cioè quella di cercare di tutelare il centro storico, di tutelare il centro storico, di non sconvolgere la viabilità, di non sconvolgere la vita delle persone, la viabilità, eccetera. Le due cose vanno soppesate molto bene. Oltretutto bisogna anche ricordare che la comunità europea, il finanziamento c'è stato dato dalla comunità europea proprio in virtù della creazione del borgo antico e quindi di una vivibilità, diciamo così, dal punto di vista pedonale, che potesse congiungere via Garibaldi con via Castello, eccetera, eccetera. Quindi alla base ci sono anche filosofie di vita che ci vengono, diciamo così, da lontano, che ci vengono da chi i soldi ci hanno dati. E quali, insomma, in un certo qual modo dobbiamo anche ricordi logica, un certo rispetto dal punto di vista dell'ispirazione cristiana. Sull'altra diciamo così, tematica posta dal consigliere Guerrieri, già eravamo tutti d'accordo, già eravamo sulla stessa frequenza d'onda, nel senso che si sarebbe dovuto nel prossimo bilancio comunale vedere come intervenire a incentivare o a disincentivare le case chiuse, a incentivare le aperture agli affitti, l'apertura di negozi del centro storico, andando a intervenire laddove è possibile sulle aliquote o sulle aliquote tax. Ma questo è un argomento che affronteremo insieme in commissione, così come insieme affronteremo il difficile argomento della compatibilità delle due cose, il rispetto del centro storico e la viabilità. Allora passo al successivo punto dell'ordine del giorno. Passo. Proposta ordine del giorno finalizzata alla conclusione da parte del comune dell'adozione di coltivetti a tutela del vero Made in Italy agroalimentare. La parola al consigliere Andrea Riuscini. Buonasera. Premesso che la federazione provinciale con diretti di Lecce ha presentato in data 26 novembre 2013 una proposta di ordine del giorno finalizzata alla condivisione da parte del comune dell'adozione di coltivetti a tutela del vero Made in Italy agroalimentare. Considerato che il Consiglio Comunale condivide le motivazioni contenute della proposta di ordine del giorno presentata dal comune, atteso che il presente atto non necessita parere di regolarità tecnica e contabile, stante la sua natura politica programmatica, che non comporta impegni di spesa. Allora, dovremo approvare l'ordine del giorno presentato dalla Federazione Provinciale Coltivetti di Lecce, ritenendolo ampiamente condivisibile, in quanto motivato anche dalla necessità di tutelare gli interessi e le imprese della filiera agroalimentare del nostro comune. A tal fine si impegna ad intraprendere iniziative per sollecitare il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e il Ministro della Salute al fine di assicurare il rispetto da parte della Commissione Europea del termine del 13 dicembre 2013 imposto dal regolamento numero 1169 del 2011 della Comunità Europea per l'attuazione dell'obbligo di indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza con riferimento a una serie di prodotti, tra cui latte, prodotti lattiero-caseari, carni di animali della specie suina fresche, refrigerate e congelate ed altre produzioni di interesse per i nostri territori. Nell'amore dell'approvazione a livello comunitario dei suddetti provvedimenti di attuazione, attivare i decreti di attuazione della legge del 3 febbraio 2011 numero 4 per introdurre l'obbligo di incaricare in etichetta dell'origine degli alimenti in tutte le filiere, a partire da quelle del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei cereali, in particolare del grano duro, dei pomidoro, destinati a passata, dalle carni suine e di tutti i prodotti trasformati, per i quali non sono stati ancora emanati i decreti interministeriali previsti dal comma 3 articolo 4 per garanzia del corretto funzionamento del mercato e dell'adozione di scelte informate da parte dei consumatori. Avviare opportune campagne di informazione per gli ordini di controllo per i consumatori sulle normative in materia di etichettatura dei prodotti alimentari e l'indicazione delle leggi. Promuovere con specifico riferimento al settore del commercio con l'estero tutte le iniziative più opportune al fine di prevenire
dei prodotti alimentari e dai relativi processi produttivi e l'effettiva rintracciabilità degli alimenti. Impedire l'uso improprio di risorse pubbliche per finanziare progetti e imprese che possano alimentare il fenomeno del finto made in Italy, introducendo fattori di concorrenza sleale per le imprese italiane e pregiudicando gli stessi interessi dei cittadini e del consumatore. Sollecitare i ministri competenti all'adozione anche per il latte e i suoi derivati per tutte le altre produzioni importate un sistema analogo a quello previsto dall'articolo 10 della legge 414 del gennaio 2013, numero 9. Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergine, al fine di rendere accessibili a tutti gli organi di controllo e alle amministrazioni interessate le informazioni vitali e i dati sulle importazioni e sui relativi controlli concernenti l'origine di tutti i prodotti alimentari, nonché assicurare l'accesso ai relativi documenti da parte dei consumatori, anche attraverso la creazione di collegamenti e sistemi informativi e da banche e dati elettroniche gestiti da altre autorità pubbliche. Ottenere esaustive informazioni anche al fine di guardare possibili azioni legali a tutela dell'immagine del comune il cui improprio utilizzo è foriero di danni al sistema produttivo ed occupazionale. Se ci sono interventi, non ci sono interventi, ma non c'è. Vabbè, ogni tanto vi. Magari c'era del buono, però alla fine si trovava delle enormi
c'era di un marchio che potesse essere sui mercati nazionali e internazionali più facilmente riscontrabile in tutti i sensi, e quindi del marchio Puglia, e quindi praticamente considerate le difficoltà che si sono avute e la marginalità di tutti i discorsi, poi è stato un discorso che è stato momentaneamente accantonato. Si può pensare di rivederlo, ma certamente dobbiamo cercare di ripensarlo in una maniera più pratica e più incisiva, magari non perdendo di vista quello che giustamente all'epoca Stefano ci suggeriva. Per alzare di mano chi è favorevole? La parola all'assessore Sorrento.
Sì, grazie Presidente, sono tutte le delibere tecniche. Quindi premesso con deliberazione del Consiglio Comunale numero 67 in data 11/8/2008 è stato approvato definitivamente il piano di utilizzazione con parte espansione C.2.6 che con l'atto di convenzione stipulato in data 5/11/2011 gli utilizzanti cedono al comune le aree occorrenti al soddisfacimento degli standard urbanistici. L'atto di convenzione sopra menzionato prevede l'impegno degli utilizzanti a costruire a proprie cure e spese di cabine elettriche per la distribuzione dell'energia dei privati all'interno del piano di utilizzazione. Considerato che l'area più opportuna per la realizzazione della stessa cabina elettrica rimane quella corrispondente alla particella numero 676 e che spetta all'utilizzante realizzare il proprio 15 ore di manufatto edilizio della cabina elettrica dalla società Enel, poiché si completi l'identificazione del comparto C.2.6. Vista la richiesta firma del dottor Leone Cosimo, per sé in rappresentanza di altri utilizzanti, con la quale si chiede il trasferimento a particella numero 676 del foglio di mappa numero 25, diveniente dal frazionamento da particella 638 dal comune di Cognano Lottizzanti, perché si possa procedere a realizzare le proprie cure e spese la cabina elettrica per la distribuzione dell'energia privata all'interno del piano di utilizzazione. Si delibera di accettare il trasferimento a titolo gratuito. Antonio.
perché c'è stato un caso a titolo perduto perché doveva essere un terreno annesso ai, diciamo così, alle urbanizzazioni primarie e secondarie di quel comparto, e noi lo stiamo devolvendo ad urbanizzazioni primarie e secondarie sempre dello stesso comparto. La questione è semplicemente tecnica, non è che nessuno ci guadagna niente, nessuno ci perde niente. Il terreno era terreno adibito ad urbanizzazioni primarie e secondarie, e per questo motivo ce l'avevamo dato lottizzati, e per questo motivo noi lo stiamo dando lottizzati affinché ci realizzano la cabina, che poi solo la cabina dovrà essere trasferita al Venere, per cui resterà comunque al Venere, che a sua volta farà una cabina a servizio poi dell'energia elettrica degli stessi lottizzanti, e non solo, e anche di quelli di Mitrofi, perché la cabina una cabina credo che superi di gran lunga quelle che sono le potenzialità del comparto, quindi sicuramente sarà anche di beneficio la cabina non solo a chi dovrà allacciarsi, ma anche a potenziare la rete cittadina per i comparti di Mitrofi. Allora, se non ci sono altri interventi, per la rimano che favore. Astenuti? Due. Si vota per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Astenuti? Due. Si passa al successivo punto all'ordine del giorno, che è adesione alla famosa NOTAP. In realtà questa dovremmo dovuto farla qualche mese fa, non abbiamo avuto consigli comunali nel frattempo, per cui ci riuniamo oggi e oggi manifestiamo quelle che sono le nostre idee sulla TAP, su questo grande progetto che prevede la realizzazione di un grande impianto a Melendugno, sulle marine di Melendugno, per poi portare il gas per queste grandi multinazionali, portare il gas da Lecce fino a Bologna, dove ci sono i grandi serbatoi di gas per la distribuzione in Italia e in Europa. Tutto questo, cioè, ci potrebbe stare anche che fra Melendugno e Mesaglie potrebbe passarci pure vicina la rete, non sappiamo, il percorso ancora non si sa, non c'è ancora. Comunque io per l'illustrazione del punto in questione passo la parola al consigliere. Grazie Presidente. Chiedo di leggere le mozioni. Grazie. Allora, il Consiglio Comunale di Melendugno, con atto numero 5 del 29/2/2012, ha deliberato di negare qualsiasi concessione alla realizzazione del progetto della TAP, con il Trans Adriatic Pipeline, appunto per questa costruzione di un gasdotto che va dal Mar Caspio e tocca le nostre marine di San Foca e Torre Specchia. Questo a discapito di tutto il turismo che in quella zona ricade nel primo destino, e pertanto il sindaco di Melendugno ha chiesto a tutte le amministrazioni, a tutti gli ambientalisti, operatori turistici, esponenti, associazioni, ma anche ai cittadini, di opporsi a questo passaggio del gasdotto nelle nostre acque. Per questo tutti sono pronti a dare battaglia in nome del territorio, del paesaggio e del turismo, che qui è una rilevante fonte di economia. Per tale motivo anche l'amministrazione comunale di Magnano ha ritenuto opportuno aderire alla richiesta del sindaco di Melendugno. Con atto numero 5 al 29 febbraio 2012 ha deliberato di opporsi da questo è passa la parte
eccetera, ma solidari verso tutti, ma solidari anche verso le terre del Negromaro, perché non si sa poi quando se si dovesse fare l'opera, se tu metti una spalletta e colleghi si affoga a Mesagne, e io oggi mi sa spalletta in linea d'aria, insomma il territorio di Guagnano ci sta, per cui solidari con gli altri e anche solidari soprattutto con noi e con le terre del Negromaro. Soprattutto con noi e con le terre del Negromaro, con i nostri vigneti, con le nostre, e con il nostro territorio.